Ragazzi, quest'oggi miglioreremo la nostra casetta in paglia e proverò a catturare anche un raptor. Ma non solo ragazzi, troveremo anche un drop, farmeremo risorse, cacceremo nuovi dinosauri. Ci sarà anche uno spinosauro che ci starà alle calcagna. Sopravvivrò? E se vi va ragazzi, supportatemi, poiché per registrare questi video ci impiego veramente tanto tempo, come anche per editarli. Quindi io adesso vi lascio al video. Quest'oggi ragazzi abbiamo un bel po' di cose da fare, tipo ampliare la nostra capanna in paglia e probabilmente se riusciamo ad addomesticare nuove creature. Da come potete vedere lì c'è una bella famigliola di dodo. E proprio perché ragazzi ancora non mi sono ripreso da quello che è successo nello scorso episodio. No, hai perso tuo figlio. No, devo addomesticarlo per forza. Quindi iniziamo subito. Ok, ce l'ho fatta. Ho preso il piccolino, signori. Incredibile. Aspettate che prendiamo un po' di bacche dal nostro parasauro. Ok, così adesso tu puoi maturare. È diventato livello 100. Praticamente è fortissimo. Allora, intanto sbloccherei proprio il narcotico, cioè le cose basilari, la mangiatoia e il conservatore. Adesso vado a farmare un bel po' di risorse e poi miglioreremo la nostra capanna. Ragazzi, una cosa molto bella che ho notato qui su Ascended è che adesso si può prendere traccia delle ricette. Vedete, se io clicco track, praticamente mi inserisce già il costo in risorse per i vari strumenti. Signori, è arrivato il momento di andare a caccia, anche perché mi serve la pelle. Beh, raccogliamo la pelle, sbrighiamoci. E ne servirebbe giusto un altro po' per stare tranquillo. Qui c'è un altro diglio di livello 50, quindi salutiamo anche questo. Ok, così rispawnano le creature e chissà esce qualcuno di livello più alto. Preso! Fatto fuori, mi ha rubato però mi sa un po' di carne sto maledetto. Va bene, abbiamo tanta, cioè non ce ne frega, no, ma era veramente sovrappopolata quest'area. Oh, ancora resiste! Ci ho sparato 5 frecce più una lancia. Oh, mamma mia. Guardate quanta pelle. Dodino, come stai? Vorrai le mie attenzioni tra un'ora e 48. Vabbè. Noi intanto ragazzi ci costruiamo il mortaio e il pestello. Poi è arrivato il momento di fare la mangiatoia. Vedete, anche piccole pietre come queste possono... ecco, vedete, ci droppano quasi sempre un'unità di metallo. Potenziamoci un po' la stamina. E ragazzi, non ho sbloccato la cosa più importante. Cioè, ma voi ci pensate? Gli armadi. Eccoli qui. Ok, perché le scatoline sì, ma fino a un certo punto. E da come potete vedere dice bookshelf, quindi praticamente si potrà cambiare come succede con la porta. Perfetto, riempiamola di bacche e carne. Voilà, guardate com'è bello. Bellissimo. Ragazzi, creiamo il nostro primo narcotico. Proprio uno, letteralmente. Creiamo il nostro primo conservatore. E anche il nostro primo armadio, signori. Perfetto. È arrivato anche il momento di sbloccare la polvere pirica. Ci facciamo un altro paio di bola. Ah, intanto comunque ragazzi, dallo scorso episodio, da come potete vedere, ho migliorato leggermente la veste grafica e riusciamo quasi, non sempre, a mantenere i 30 fps. Beh, sicuramente il gioco deve essere ottimizzato meglio, però sicuramente, cioè, è anche ovvio che mi devo upgradare la scheda video. Vabbè, però per ora non ci pensiamo. In primis posizioniamo il nostro conservatore vicino al fuocherello, così vanno direttamente dalla padella alla brace. Lo so ragazzi, sono molto spiritoso e così qui possiamo conservarci la carne. Si spiega anche il crafting di come fare quella essiccata. Mi ha sempre stupito il fatto che per fare la carne essiccata serve il petrolio, ma dettagli. Quindi prendiamo la nostra carne e iniziamola un po' a depositare. Qui conviene anche mettere il carbone perché ci servirà più avanti. Beh, è arrivato il momento di posizionare l'armadio. Perfetto, io ho lasciato lo spazio apposta. L'ho messo al contrario. Ok, ora sì. Oh, e qui possiamo depositarci tutto. Ci metterei intanto un po' di ferro. Per l'ultima cosa, ma non per importanza, è arrivato il momento, sì, di prendere un altro po' di tech e farci il letto. Il letto si è cambiato, però è rimasto identico. Sicuramente molto più bello rispetto a quello di prima, però è sempre brutto. Ci servono i depositi di ferro e il cristallo, perché è arrivato il momento anche di usare il cannocchiale. Quindi vedete cosa ho pensato, la mia mente malefica.
io a piedi, quindi da solo, praticamente mi dirigo in quella zona dove ho catturato il parasauro negli scorsi episodi. Se vi ricordate, nella scorsa stagione noi praticamente ci siamo sempre staziati qui sull'isola e un punto dove vi era un sacco di cristallo e ferro era proprio quella collinetta lassù. Visto che quella era una zona molto pericolosa, ci andavo molto spesso con l'optero. C'è un drop, quindi corriamo a prenderlo. Visto che comunque non posso andarci con parasauro perché sennò diventa una cosa fin troppo pericolosa e noi non vogliamo che ci schioppi il parasauro perché ci serve per farmare risorse, ci andrò a piedi. Però, visto che è una zona un po' pericolosa, oh mio Dio, signori! Oh mio Dio, ma questa è fortuna o no? È fortuna, oh mio Dio! Cioè, ma poteva mai essere, ragazzi? Cioè, io non lo so. Perfetto, è finito l'episodio, torniamo a casa. No, vabbè, ragazzi, adesso io vado a depositare questo cristallo. C'è 65 pezzi. Ma voi siete pazzi? E stavo cercando di dire, sempre se riusciamo, e non succedono altre cose incredibili. E no, praticamente in quella zona, prima di prendere il ferro, il cristallo, che in questo caso non mi serve più, però almeno il ferro, volevo vedere se riuscivo appunto a trovare un raptor o qualcosa di piccolo, insomma, di carnivoro da tamare, ovviamente non i dilofosauri. Almeno un raptor ci starebbe, perché già possiamo sbloccare la sella ed è una creatura che ci difende, ragazzi, perché, insomma, andarci col parasauro in una zona complicata è un po' bruttino. Sono molto migliorati, poi piano piano sbloccheremo tutte le armature. Ok, sempre se un raptor adesso non spawna qui vicino e riesco a catturarlo, con l'ebola noi siamo pronti ad andare sia a recuperare il ferro e sia a tamare un dinosauro molto potente che ci possa difendere in situazioni pericolose, sicuramente meglio del parasauro. Che belli scorci, che hanno fatto, hanno proprio rimodernizzato parecchio la mappa. Ma vedete, se io devo inseguire i Pego Mastak che mi rubano la roba, oh mio Dio, c'è lo spinosauro, te la puoi tenere. Ma quanti ce ne sono? Oh, basta, mi ha rubato tutte le pietre l'altro. C'è lo spinosauro qua vicino, oh mio Dio, corri, corri. Comunque non si può fare questa vita. Se non ci sta un altro Pego Mastax, io vorrei proseguire. Potrei lasciarci le penne in 3,0 secondi. Eccoli, ho trovato un raptor. Amico, mi hai visto, mi ha visto. Che livello sei, tesoro? Livello 95, vai giù. No, il diloposauro. L'hai detto. Siamo pronti con la bola perché questo mo si libera, io lo so. No, signori, quel diloposauro maledetto.